La nostra piccola cappa coprispalle avremo bisogno del tuya della uh, Filati Discount. Questo lo trovate anche all'inizio proprio della presentazione del video. Quindi il filato, un contagiri, due uh, tipologie di ferri: il numero 6 e il numero 7, 4 marcapunto. E questo è tutto quello che ci occorre. Io sto utilizzando un cavetto. Da 60 centimetri, quindi considerate che il filo è lungo 60 centimetri, per cui riesce ad accogliere una circonferenza di 60 centimetri più la lunghezza dei ferri. Anche se alla fine il nostro lavoro misurerà più di 60 centimetri, per me è irrilevante perché comunque riesce a contenermi tutte le maglie. Che, ehm, che appartengono appunto al lavoro per iniziare il nostro lavoro quindi mettiamo da parte sia i ferri numero 7 che i marcapunto abbiamo bisogno di avviare 60 maglie sul ferro ho montato le mie 60 maglie sul ferro 59 scusate 59 maglie sul ferro l'ultima maglia mi servirà per poter chiudere in tondo una volta che ho avviato le mie 59 maglie cerco di portare tutte e due le estremità quindi l'inizio e la fine proprio vicino alle punte in modo che io riesco a chiudere in circolare se questo non è possibile lavorate con la tecnica del magic loop quindi tirate appena appena il cavo tra una maglia e l'altra e avvicinate le maglie in modo da poter lavorare L'inizio delle nostre maglie lo dobbiamo avere sulla mano sinistra, il ferro con il filo che arriva dal gomitolo lo dobbiamo avere sulla mano destra. Una cosa a cui prestare attenzione è che tutti i nodini dei punti che noi abbiamo costruito siano tutti rivolti verso l'interno e non ci sia nessuna torsione, altrimenti il lavoro già parte male. Quindi io ho controllato tutti i miei punti hanno tutti il nodino rivolto all'interno del lavoro e quindi so che tutto il mio avvio sarà diritto. Con il ferro di destra entro tra il primo e il secondo punto che ho sul ferro di sinistra, quindi entro con il ferro proprio tra un punto e l'altro, prendo il filo che arriva dal gomitolo, quindi facendo attenzione a non usare la codina e vado a lavorare un punto. Quindi come se io andassi a costruire un punto. A questo punto, quando ce l'ho ancora sul ferro di destra, ruoto e lo vado a portare sul ferro di sinistra in questo modo. Facendo così, io ho chiuso il mio lavoro in tondo e adesso posso inizi iniziare a lavorare. Ed inizio a lavorare solo punti al dritto. Quindi tutti i miei punti li andrò a lavorare al dritto. Se vedete che il lavoro è troppo stretto e non è agile, allora o lavoriamo con la tecnica delle orecchie, quindi prendiamo un po' di cavo da una parte e dall'altra, lo andiamo a tirare in modo che le maglie sono più morbide e riusciamo a lavorare meglio, ecco così e lavoriamo tutto al dritto. Una cosa importante che non vi ho detto, scusate, tra opera all'altezza della codina, qui proprio a questo punto dobbiamo andare a mettere un marcapunto in modo che abbiamo la fine e l'inizio del nostro giro. Quindi adesso lavoro sino ad arrivare al mio marcapunto quando arrivo qui dove ho l'orecchio quindi l'orecchio sarebbe questo ora vediamo come fare quindi arrivo a questo punto lavoro l'ultima maglia sistemo Lascio scorrere le maglie sul ferro e vado nuovamente a fare un altro orecchio da questa parte in modo che il ferro mi torni ad accogliere le maglie che devono essere lavorate in questo modo. La difficoltà sarà solo all'inizio del nostro collo, perché poi avremo degli aumenti da fare e quindi tutto il lavoro sarà molto più comodo sui nostri ferri. Quindi continuiamo a lavorare così sino ad arrivare al nostro marcapunto. Il primo giro è tutto al dritto, terminato il mio primo giro adesso sono arrivata all'altezza del marcapunto. Ora, io vi avevo detto: prima di eh, utilizzare un contagiri, quindi, ruotando questo eh, anellino qui sulla destra, abbiamo il giro numero 1. Dobbiamo fare attenzione. A contare i giri perché poi ci servirà anche per tutto il resto del lavoro quindi abbiamo fatto abbiamo finito il primo giro ed io ho segnato uno io lavoro in questo modo c'è chi lascia scattare il primo giro all'inizio e poi subito dopo eh, lascia scattare il numero 2 all'inizio del secondo giro io solitamente lavoro, quando, lavoro in questo modo quindi quando ho terminato il giro faccio, mi segno il giro che ho appena eseguito quindi adesso ho finito il secondo giro Ora devo fare 18 giri, quindi lavorare in tondo sempre al dritto a rovescio, per cui mi troverò alla fine ad avere 19 giri sul mio contagiri per cui ho fatto il primo giro al dritto, adesso inizio a lavorare al rovescio per 18 giri, quindi non faccio altro che lavorare in tondo ricordandomi ogni volta di andare a segnare con il mio contaggiri il giro in cui mi trovo quindi facciamo i nostri 18 giri di maglia legato al rovescio tutto al rovescio ogni giro e poi ci ritroviamo per vedere come proseguire sono mm. arrivata al mio diciottesimo giro quindi l'ho terminato ho segnato sul mio contagiri il diciottesimo giro adesso vado a fare il diciannovesimo giro. Quindi, i 18 giri che abbiamo fatto sono questa porzione, l'inizio. Quindi, la parte proprio che arriva all'inizio sotto al collo, e sono tutti fatti a rovescio. Quindi lavorare sul ferro solo giri di rovescio. Adesso iniziamo con i giri al diritto e iniziamo a fare degli aumenti. E come li facciamo? Contiamo tre maglie alla quarta maglia, facciamo un aumento e lavoriamo iniziamo a lavorare al dritto. Quindi lavoro una, due, tre maglie alla quarta maglia, lavoro eh, la maglia avanti e dietro in modo da avere poi due maglie, quindi un aumento. Entro con il ferro all'interno della maglia, passo il filo e qui. Ho lavorato la mia prima maglia senza farla cadere passo dietro con il ferro e faccio il mio primo aumento conto nuovamente 1 2 e 3 alla quarta maglia rifaccio nuovamente l'aumento quindi entro con il ferro e lavoro la maglia non faccio cadere la maglia entro dietro e faccio un aumento, tutto questo fino alla fine del giro, sino a ritrovarci al marcapunto. Terminato il primo rigo di aumenti, quindi abbiamo terminato il diciannovesimo rigo. Adesso facciamo il rigo numero 20 tutto al dritto. Quindi andiamo a lavorare gli aumenti appena fatti. Quindi, dove troviamo gli aumenti, che comunque non si vedono perché abbiamo lavorato una maglia. Per due volte, adesso il nostro lavoro crescerà in diametro, per cui riusciremo a farci stare tutte le maglie sul ferro senza difficoltà di andare ad applicare la tecnica delle orecchie o del magic loop. Quindi abbiamo lavorato il diciannovesimo giro con gli aumenti, adesso lavoriamo il ventesimo giro al diritto e questo lo andremo a ripetere per altre due volte. Per cui avremo il ventunesimo giro con gli aumenti, il ventiduesimo al dritto e il ventitreesimo con gli aumenti. Ho terminato il giro 24 adesso vado a cambiare i ferri perché io finora ho lavorato con il ferri numero 6 quindi vado a svitare dal mio cavetto. I ferri numero 6 e vado ad utilizzare i ferri numero 7. Se voi non avete questi intercambiabili potete prendere direttamente i ferri con il cavo fisso e andare a lavorare eh, facendo passare insomma il ferro per tutta la lavorazione. Arrivata a questo punto io ho 116 maglie sui ferri. Ora che cosa faccio? Devo andare a iniziare la costruzione per le, gli aumenti che verranno fatti tipo i raglan, quindi due porzioni, due aumenti davanti due maglie eh, che mi segnano gli aumenti davanti e due che mi segnano le, le, gli aumenti dietro quindi divido tutte le mie maglie per 4 in questo caso io ho 116 maglie cosa che all'incirca se avete seguito i miei aumenti dovreste avere anche voi se non sono 116 o sono 114 o 117 non è un grosso problema portate il numero eh, diviso 4 anche se in una porzione di av c'è cioè una maglia in meno, non è un grosso problema, quindi fate eh, questa divisione. Nel mio caso io ho 29 maglie per porzione, quindi 116 diviso 4 fa 29 e adesso faccio in questo modo. Ho lavorato sino al marcapunto, quindi conto 28 maglie, lavoro 28 maglie e poi metto i miei marcapunto, quindi non lavorata una. Otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. Arrivati alla ventottesima, metto un marcapunto, lavoro la mia maglia e metto un altro marcapunto. E qui ho le 29 maglie della prima porzione. Andrò a fare così per gli altri... Eh, per le altre sezioni, quindi conto 28, delimito la 29 maglia con due marcapunto sino ad avere 4 8 marcapunto su tutta la circonferenza. Arrivati all'ultima sezione dove dobbiamo andare a mettere i marcapunto, noi troveremo il marcapunto che ci segna e ci finisce il giro. Quindi o lasciamo questo marcapunto in modo che ci ricordiamo dove iniziamo e dove finiamo il giro. Oppure eh, lo mettiamo dello stesso colore qui ci andiamo a segnare con un marcapunto dove inizia e dove finisce il giro. Io preferisco lasciare il marcapunto iniziale, quindi metto il primo, lavoro la ventinovesima maglia, passo il marcapunto e qui so che ho il mio inizio giro. Dove adesso andrò ad aumentare per ogni sezione. E come aumentiamo? Adesso lavoro sino al marcapunto giallo e poi vi faccio vedere come devono essere fatti gli aumenti sono arrivata ad una maglia prima del marcapunto adesso i miei aumenti andranno fatti prima del marcapunto e dopo il marcapunto quindi io questa maglia la lavoro per come ho fatto gli aumenti in precedenza quindi per due volte lavoro il dritto passo dietro e lavoro il dritto e passo il mio marcapunto la maglia che è ehm, interrotta dai marcapunti va lavorata senza essere toccata passo il mio marcapunto e ripeto l'aumento quindi la lavoro davanti e la lavoro dietro Faccio questo per tutte le sezioni dove ho le maglie, dove ho i marcapunto e questi aumenti devono essere fatti ehm, per 20 volte, quindi per 40 giri. Perché noi andremo ad alternare un giro di aumenti e un giro al diritto. Un giro di aumenti e un giro al diritto. Per questo è importante avere il contagiri. Quindi, io adesso sto facendo il rigo 25. Io sono attaccata il mio contaggiri alla codina iniziale quindi ho il rigo 25 sto eseguendo al rigo 26 non aumento al rigo 27 aumento al rigo 28 non aumento e così via ho terminato i miei aumenti quindi ho fatto 40 giri alternando gli aumenti un, uh, quindi un giro sì e un giro no sono arrivata al rigo numero 65 dopodiché ho lavorato senza fare aumenti per altre 10 righe quindi eh, in tutto sono 50 righe oltre al collo per terminare ho voluto fare un piccolo bordo che sia decorativo ma anche di mantenimento proprio di tutto il lavoro e sono 7 righe di Costa. quindi un giro al dritto e un giro al rovescio nell'ottava riga ho fatto la chiusura che faccio vedere anche nel canale ci sono dei tutorial per la chiusura anche in altri progetti quindi lavoro un punto lavoro un altro a cavallo il primo punto lavorato sul secondo e così via sino a terminare ho chiuso le codine e eh, io non l'ho ancora lavato però avevo lavato il campione e la tensione è rimasta quella che c'era inizialmente. Non ho proseguito facendo il tutorial di tutti i passaggi degli aumenti perché, una volta date l'indicazione all'inizio, credo che siano già eh, sufficienti le, eh, insomma, le righe eh, e, e il lavoro che vi sto facendo vedere adesso. Dandovi poi indicazione, è un piccolo suggerimento. Una volta che voi avete terminato, questo ehm, questa riga raglan su tutti e quattro i lati ovviamente perché eh, ci ricordiamo che noi abbiamo messo quattro marcapunto quindi abbiamo segnato quattro maglie dove poi andiamo ad aumentare a destra e a sinistra quindi è come se stessimo facendo un maglione ma non ci fermiamo all'altezza dell'ascella continuiamo fino alla lunghezza desiderata ovviamente tanto più saranno le righe di aumento del raglan tanto più si allargherà la nostra cappa quindi un suggerimento queste misure che io vi ho dato adesso sono misure per una ml ha una buona vestibilità arriva fino a sotto la vita io vi dico che porto una m e una l scusate è per me è giusta poi vedrete anche nelle foto il collo come si Estende una volta che l'abbiamo indossato, perché il collo non resta alto, eh, va proprio fino a sopra le spalle. Proprio grazie agli aumenti che abbiamo fatto inizialmente. Nel caso in cui voi voleste eh, fare una taglia più piccola, dove, dove dovrete sempre considerare la eh, circonferenza del capo, perché comunque dalla testa deve passare. Eh, magari restringere e quindi fare delle maglie meno sul collo e non fare tanti giri di aumenti ogni tre maglie ma diminuirli magari anche di un giro o due giri quindi fare un, un solo giro di aumento <coughs> dopodiché andrete ad aumentare e aumenterete sin eh, sino alla, alla lunghezza Uh, io ad esempio volevo che mi coprisse e mi accogliesse fino all'altezza del gomito, quindi ho considerato anche le braccia sotto la cappa e quindi sono andata a prendere quella misura. Ovviamente dare le misure per taglia per taglia per me è difficilissimo così a spanne perché rischierei di darvi dei numeri e delle indicazioni totalmente sbagliate. Quindi preferisco suggerirvi come prendere le misure, che tipo di tensione che dico anche all'inizio, quindi considerate la lavorazione con i ferri numero 7 e la tensione che io vi ho indicato e eh, prendete le vostre misure, quindi dal collo fin dove volete che si allarghi la cappa, io volevo che si allargasse sino a sotto al gomito e sono arrivata a questa altezza. Se voi volete e avete una misura più piccola o più grande, o continuate o vi fermate prima con gli aumenti del raglan e proseguite fin dove volete perché è, un pont, è una cappa che può anche diventare poncio perché una volta che noi abbiamo raggiunto con il raglan la larghezza desiderata, quindi la nostra taglia, non sarà per nulla difficile fare qualcosa che può arrivare anche fino a metà coscia, ad esempio. L'unica cosa è aumentare i giri che vanno alla fine degli aumenti, sino all'inizio del bordo. Un altro consiglio che mi sento di darvi, lavorate comunque questo collo con eh, i ferri eh, di un numero inferiore rispetto al filato che utilizzate perché come vedete dalle foto il collo poi ha veramente una vestibilità che eh, può essere indicata anche per due taglie, nel senso che se il collo si stringe appena e la cappa sale un po' più su non, non ha nessun problema, lo stesso se si allarga, perché l'effetto non è male. E a questo punto la, la maglia a legaccio, quindi la maglia tutta rovescia, scusate, questo non è legaccio, ha proprio la, la caratteristica di essere molto molto elastica. Se poi vedete che è particolarmente ampio, il collo lo potete anche rigirare ed ecco qui che avrete la maglia rasata sul collo che si ripropone come la cappa. Uh, le misure sono all'incirca di uh, un 50 centimetri come ampiezza francamente se io vi do adesso delle misure ve le darei molto approssimati approssimative anche in questo perché non ho lavato il capo e siccome è un capo fatto con un filato abbastanza pesante eh, una volta lavato io andrò a bloccare sicuramente ma potrebbe avere delle variazioni. Non conosco bene il filato, quindi darvi delle misure indicative e dei numeri a caso non me la sento. Per cui magari c'è chi contesterà questa cosa, io mi sento di essere molto onesta e franca. Al limite eh, ci vediamo in una ci vedremo e potremo vederci, ma sicuramente succederà in una live oppure in un video dedicato alle, alle ai lavori in corso. Io solitamente faccio nel corso del mese e una volta che io ho lavato la cappa e magari l'ho indossata, vi posso fare le mie considerazioni. Nel frattempo, vi dico che, siccome non è un maglione, è ovvio che se già vi do la certezza che una taglia ML, potete tranquillamente farla. Quindi potrebbero esserci alcune variazioni di alcuni centimetri, però, siccome non so come si comporta il filato, approssimativamente. Uh, non, uh, non darei mai delle indicazioni che per voi potrebbero essere fondamentali anche per l'approccio proprio con questo lavoro. Io vi consiglio comunque di realizzarla perché davvero con quattro gomitoli di questo filato che è meraviglioso ci sono tante varianti uh, di colore. Questo è il colore che a me ha colpito di più, è di più è ed è piaciuto di più perché può essere sia invernale che primaverile. Può essere indossata sia so sopra ad una camicia in primavera e sia su una giacca un po' più pesante in inverno. Quindi la trovo anche versatile come, lo trovo anche versatile come capo. Spero di esservi stata utile con questo video, spero di avervi dato una buona idea per un lavoro che comunque veramente richiede poco tempo, pochissimo materiale e con una qualità e con una resa veramente eccellente. Ci vediamo ai prossimi video e se mi aiutate e questo video vi è piaciuto mi lasciate un like, mi fate un grande regalo. Al prossimo video, ciao ciao.